Oggi scendiamo sul personale. È vero, come molti media sostengono, che Putin sia impazzito? Scopriamolo insieme. Che strano sapore fluorescente. Dopo l'attacco all'Ucraina, i media si sono accorti che Putin non è più l'amicone di una volta. Non ride, non scherza più sulle disavventure con le modelle brasiliane. Qui lo vediamo in una foto di repertorio dove sta descrivendo la grossa sorpresa che ha avuto con una escort sudamericana la sera prima. Non si piega più per sentire le barzellette di Silvio durante i discorsi soporiferi di Prodi. Ed è passato dal far mimare agli amici minacce contro i giornalisti al comminare direttamente sanzioni fino a 15 anni di reclusione a chiunque pubblichi notizie che a lui non sono gradite. Inoltre ha iniziato a tenere una eccessiva distanza rispetto a tutti gli altri membri del governo, in senso letterale. Ricordate come si pone nei confronti dei suoi ministri? Ecco, a una distanza di almeno 10-15 metri. E tra l'altro ha iniziato ad assumere un ruolo fra il paternalistico, il minaccioso e l'insofferente nei confronti dei collaboratori e sottoposti che non imparano bene la propria parte. Lo abbiamo già visto un milione di volte, ma è diventato iconico il suo sguardo laser mentre riprende il povero Sergei, responsabile dei suoi servizi segreti, o dei suoi disservizi segreti. Guardatelo, Vladimir sembra avere lo stesso sguardo laser del patriota in The Boys. E anche il linguaggio di Vladimir è cambiato profondamente. È passato dal visitare i mercatini italiani con Salvini a vedere e combattere neonazisti e drogati ovunque. Tanto per rendere l'idea, Zelensky, il presidente dell'Ucraina, per Putin è un drogato e un neonazista. Ora, non so come sia messo Zelensky a sostanze stupefacenti, ma quanto a neonazista la vedo difficile. È ebreo e, tra l'altro, ha perso un congruo numero di zii a causa dei nazisti, quelli veri. E peraltro Putin ha iniziato a vedere nazisti ovunque in Occidente. Qualche giorno fa Putin ha apertamente dichiarato che i suoi amici oligarchi sono perseguitati, esattamente come lo erano gli ebrei nella Germania nazista. Ovviamente, secondo il suo personale metro di giudizio, per difendere i russi del Donbass può tranquillamente e sportivamente occupare Kiev e nessuno potrà fermarlo. E a proposito, ho già detto che chiunque tenterà di rallentarlo la pagherà molto, molto cara. Oltre a queste anomalie, alcuni analisti sembrano essersi accorti che Putin cammina in maniera diversa rispetto al solito e il suo collo sembra essersi ingrossato. O forse semplicemente ha cambiato sarto e le sue camicie sono più strette. E insomma, i giornali occidentali con queste cose ci vanno a nozze. Il pubblico vuole sapere. Vladimir Putin è davvero impazzito oppure è soltanto una manovra per guadagnare visibilità? Il nuovo spin doctor di Vladimir potrebbe essere Social B? Procediamo con ordine e analizziamo le varie ipotesi. Secondo alcune fonti più o meno attendibili, Putin si starebbe curando per una malattia molto brutta, un tumore. Se fosse vero, sarebbe una situazione già difficile di per sé, che ti mette alla prova psicologicamente e fisicamente. Oltretutto, pare che parte delle cure siano a base steroidee e che quindi fisiologicamente questi farmaci aumentino ulteriormente la tua aggressività. Questo potrebbe spiegare i continui scatti d'ira di Putin e i problemi di attenzione che il leader russo sembra aver manifestato negli ultimi tempi. Noi non ce ne possiamo accorgere perché Putin lo vediamo forse quei 10-15 secondi sul telegiornale o su YouTube, ma esistono fior di analisti che stanno lì a osservare ogni suo singolo discorso e apparizione pubblica per ricavare qualunque dettaglio possa essere utile per altri fini. E parte di questi analisti dicono che sembra sofferente. Altri, sfidando i condimenti al polonio, arrivano a pensare che Putin stia diventando addirittura ipocondriaco.
Nonostante l'efficacissimo e rivoluzionario vaccino Sputnik che la Russia ha negato a noi poveri italiani, Putin continua a mantenere una distanza estrema rispetto ai suoi interlocutori. Qui lo vediamo a 6 metri di distanza da Macron. Tenete presente che per evitare i contagi, 1,5 metri, 2 metri sono più che sufficienti. Putin ha chiesto e ottenuto di tenere una distanza 3 volte superiore a quella di sicurezza. E la stessa cosa la fa con il suo governo. E questa è una fortuna per i suoi ministri. Riguardate la scena con Sergei. Secondo me, se fosse stato più vicino, Sergei si sarebbe beccato una cinquina sesquipedale, qualunque cosa questo significhi. E poi ci sono le anomalie fisiche. Alcuni analisti sono convinti che Putin sia più pallido del solito e che la sua camminata sia profondamente cambiata. Qui lo vediamo in un'immagine dove sembra muoversi in maniera più rigida e incerta del normale. Secondo alcuni analisti, potrebbe avere un problema di demenza precoce oppure il morbo di Parkinson. Insomma, gli analisti sono affezionati a Putin allo stesso modo in cui il nipote spendaccione è affezionato all'unico zio straricco e privo di parenti che abbia. E poi, naturalmente, oltre agli analisti ci si mettono anche i politici. Abbiamo già visto politici virologi, politici esperti strateghi. Potevamo farci scappare i politici esperti neurologi? Questo è il senatore Marco Rubio e no, non lo abbiamo eletto noi nel Movimento 5 Stelle, è un senatore americano, una persona seria, il quale si è presentato di fronte alla stampa e ha detto: Putin è sempre stato un killer, ma questa volta il problema è diverso e serio, neurologico. E quando ha pronunciato questa parola hanno iniziato a piovere flash come se non ci fosse un domani. Ora, Rubio non è che sia esattamente un medico neurochirurgo, però fa parte del comitato intelligence del Senato e quindi, secondo i giornalisti, potrebbe aver lasciato trapelare qualche informazione riservata. Fra i politici gossipari ci infiliamo anche Fiona Hill. Chi è Fiona Hill? Un ex consigliere della Casa Bianca. Secondo lei Putin ha problemi alla schiena e prende farmaci che danno tanti effetti collaterali. Secondo Fiona, teoricamente gli scatti d'ira potrebbero essere dettati da farmaci che contengono steroidi. Per qualche strana ragione sto iniziando a immaginarmi Putin al posto di Bane in un film di Batman. Solo che Putin al posto di Bane non comanda a Santa Prisca, ma in Santa Russia. In ogni caso, il gossip sulle presunte disastrose condizioni di salute di Putin non è nulla di nuovo. Gli americani e i mass media in generale avevano già parlato di una grave malattia di Putin nel 2015, quando si era preso qualche giorno di libertà. E anche nel 2020, quando tossiva come se non ci fosse un domani. Evidentemente in molti avevano pensato a una malattia grave, mentre in realtà era un nulla di fatto. In realtà gli scatti d'ira e il comportamento aggressivo di Putin potrebbero avere anche un'altra origine. Immaginate per un attimo di aver pianificato un'operazione speciale, una a caso, per 1 o 2 anni. I vostri collaboratori più stretti vi dicono cose del tipo: tranquillo, sarà una passeggiata di salute. Alcuni addirittura hanno preso 5 miliardi di dollari per installare nel paese dove vuoi compiere un'operazione speciale una quinta colonna che al momento opportuno supporterà le tue truppe con un colpo di stato. I generali di aviazione, esercito e perfino marina si sperticano nel descrivere quanto sono forti, tosti e dedicati i tuoi soldati e di come i MiG-29 Fulcrum non siano mai passati di moda negli ultimi 30 anni. Hai già deciso come ripartire le ricche risorse della nazione che sarà soggetta alla tua operazione speciale. Hai già fatto contenti molti oligarchi e magari hai già fatto conto di impiegare qualche miliarduccio per i tuoi fini personali, capito?
che so, comprare uno yacht nuovo alle tue figlie. E poi scopri all'improvviso che Sergei, che gestisce i tuoi servizi segreti, ti ha mentito. Non esiste alcuna quinta colonna e si è pure speso i 5 miliardi per scopi personali, quali acquistare yacht tutti suoi e proprietà a Roma o in altre città del mondo. Pensi di rimediare rivolgendoti ai tuoi generali, ma questi confessano di aver speso tutti i fondi della difesa per acquistare altre amenità, automobili sportive, multiproprietà alle Hawaii e cose simili. Scopri con immensa tristezza che il tuo esercito è lo stesso di 30 anni fa e che la spina dorsale di questo esercito è costituita da mezzi che sono buoni principalmente per la rottamazione della Fiat, e che i tuoi soldati, ben lungi dagli essere gli Spetsnaz che si vedevano nei film degli anni 80, sono per lo più dei coscritti di 18-20 anni che sono già in crisi di astinenza da Netflix e che si arrendono di fronte alla zia in Ucraina in cambio di un bicchiere di tè, un panino e di una telefonata da fare alla mamma in Russia. Scopri che i tuoi generali usano schede telefoniche ucraine e si fanno fare delle imboscate come un gnubbo di Command and Conquer. Il 2, neanche il 3. Che i piloti non sanno leggere, vedono la scritta bambini e bombardano lì, vicino a un teatro. Lo sanno tutti che i nazisti non sanno scrivere, figurati se poi si nascondono dentro un teatro dove c'è il rischio che trovino anche per errore dei libri. E quando chiedi al tuo generale dove si trovano i Su-75, quei caccia di generazione 5,5 che possono dare la palla agli F-35 e agli F-22 messi insieme, e questo ti risponde che il modello dell'Air Show di Dubai del 2021 era una prop americana, cioè del materiale di scena utilizzato per convincere gli investitori cinesi a spendere i loro soldi in questa tecnologia qui. Insomma, quando va tutto storto e non hai buone notizie da dare ai tuoi connazionali per il TG delle 20:30, è normale che ti girino le matrioske come manco le Soyuz nel periodo d'oro. Non è una malattia, è una sanissima imbippatura. La malattia, semmai, sta nel fatto di non essersi accorti che non sei più la seconda superpotenza mondiale e che il tuo governo è formato da persone che ti rispondono sì. E fanno sparire miliardi di euro, di dollari, di rubli come se non ci fosse un domani, con la stessa inefficienza di quattro governi italiani messi insieme. E vogliamo parlare dei giornalisti e dei cittadini russi? Questi iniziano a manifestare, protestano contro di te, non capiscono che tu stai lottando per un bene più grande, e cioè la denazificazione e la dedroghizzazione dell'Ucraina. E poi hai queste belle giornaliste che ti si piazzano dietro la presentatrice con dei cartelli. Quantomeno all'epoca di Silvio Berlusconi si parcheggiavano nel tuo lettone, il famoso lettone di Putin. E poi, cos'è sta storia che hai 10 milioni di russi imparentati con altrettanti ucraini? E a parte questo, vogliamo parlare di Zelensky? È diventato presidente perché ha recitato in una serie televisiva dove impersonava un presidente, ma non lo era davvero. Tu invece ti sei fatto un mazzo così nel KGB, i servizi segreti russi, quelli veri, non quelli dei telefilm americani. Hai servito sotto Gorbaciov e Yeltsin. Yeltsin l'hai accompagnato a bere giorno, pomeriggio e sera per anni e anni e anni, aspettando la tua grande occasione di diventare presidente della Russia. E ora, 20-22 anni dopo, non riesci neanche a conquistare un'Ucraina qualsiasi, capitanata da un attore che per di più è pure ebreo, ed il cui governo guida anche un battaglione Azov che si rifà a nostalgici germanici del 38, i quali preferiscono lui alla tua leadership tutt'altro che illuminata, ma comunque tutta d'un pezzo. Insomma, capite che Putin non deve necessariamente essere malato per reagire male nei confronti dell'intero mondo. E poi, ragazzi, le persone normali sono pazze o malate di mente. I ricchi, notoriamente, sono più eccentrici, mentre i politici attuano una strategia ben precisa. Se ti sembra che un politico stia dando i numeri e non sta giocando né al bingo né alla tombola,
Sta semplicemente recitando il ruolo del pazzo per confondere gli avversari. È una strategia suggerita da Sun Tzu, da Tito Livio e anche da Machiavelli. È una strategia che è stata messa in campo in tempi più recenti anche da Nixon per confondere i vietnamiti e fare in modo che l'esercito americano potesse prenderli a calci nel loro fondoschiena giallo. E no, non ha funzionato benissimo, se proprio dobbiamo essere precisi, precisi, precisi. E verosimilmente, ammesso e non concesso che Putin stia letteralmente facendo il pazzo semplicemente per non far capire fin dove è disposto ad andare a parare, non funzionerà nemmeno a suo favore. Nei film, nei cartoni animati e nella cultura popolare in genere, puoi credere che esista un presidente di una nazione in grado di lanciare tutte le sue testate nucleari e porre fine alla vita sulla Terra così come la conosciamo. Ma nella realtà i governi non sono guidati da un solo uomo, per influente che possa essere. Alla fine il governo russo farà ciò che ritiene più opportuno nell'interesse della sua classe dirigente. Per attaccare l'Ucraina sono state infatti spese somme ingenti, sia direttamente che indirettamente. Le guerre, si sa, hanno un costo, ma anche gli oligarchi, a causa delle sanzioni, hanno speso una cifra non irrilevante. Alcuni di loro hanno visto addirittura il proprio patrimonio dimezzarsi ed è chiaro che stanno sperando in una vittoria per poter ottenere ulteriori risorse, ulteriori ricchezze, quantomeno per bilanciare le perdite. Se Putin fosse davvero impazzito, verrebbe fermato, perché questo sarebbe l'interesse del governo e dell'apparato economico-militare russo. Se Putin continua a comportarsi in una maniera che per noi risulta illogica, lo fa probabilmente perché cerca di ottenere il miglior risultato possibile. Magari è Putin a non avere tutte le informazioni necessarie e utili, o magari siamo semplicemente noi a non avere informazioni che ha lui. La Russia ha sostanzialmente allontanato i mass media esteri, applicando sanzioni inverosimili fino a 15 anni di reclusione per le cosiddette fake news, cioè le notizie invise al regime, e quindi noi non abbiamo la copertura completa di quello che sta facendo l'esercito russo. Sappiamo che ha subito gravi perdite, ma che queste perdite non sono sufficienti per farlo demordere. Per cui a noi il comportamento di Putin può sembrare completamente illogico, ma per lui può essere semplicemente una questione di continuare a combattere per portare a casa un risultato. E ricordiamoci infine che i principi di Putin, ex agente del KGB, cresciuto ancora sotto l'Unione Sovietica, possono essere molto diversi rispetto ai nostri. Da noi c'è buona parte della gente che pensa che per fermare un tizio come Putin basti andare sotto casa sua a sventolargli una bandiera della pace. Insomma, magari Putin qualche problemino ce l'ha anche, ma ritenere che un'intera nazione come la Russia dipenda solo e esclusivamente dalle sue labbra malate è un filino eccessivo. Voi cosa ne pensate? I problemi di Putin sono tutta propaganda? Esistono, ma non sono tali da interferire con la politica russa? Oppure ci sono e interferiscono grandemente con la politica russa? Fatemelo sapere qui sotto. Se il video vi è piaciuto e vi ha intrattenuto, mettete un like, condividetelo e iscrivetevi al canale. Come sempre, grazie di tutto e per tutto e a presto.